Va bene. Ciao. 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 Come stai intanto? Mi vedete? Benissimo. Meglio. Anzi, un po' peggio di ieri perché adesso sento i colpi. E anche perché da un po' che mi lasciano. Però sto bene. Ma che ti è successo? Mi hanno... Intanto dove eri tu? Ero nella discesa verso la valle, verso la recinzione. Appena arrivati all'altezza della recinzione, la polizia ha cominciato a sparare dei lacrimogeni all'altezza uomo. Io ho visto anche un ragazzo che poi ho scoperto essere giovanissimo, un ragazzo di Padova, degli studenti medi di Padova, che si è cacciato al suolo dopo essere stato colpito da un lacrimogeno. E lì c'è stata quella che secondo me è stata la giusta reazione a un attacco spropositato, perché quella voleva essere un'azione simbolica di ripresa della Maddalena. E dopo quella reazione c'è stata una carica violentissima da parte delle forze dell'ordine che mi hanno letteralmente massacrato a colpi di manganelli, prima sulle braccia perché io ho cercato di coprirmi la testa, però una volta che mi hanno rotto le braccia non riuscivo più a coprirmi e quindi mi hanno colpito ripetutamente circa una quindicina di volte, perché abbiamo contato i box, le ferite sul capo, erano in almeno 10 su di me. Nel momento in cui sono riuscito a dire, cioè almeno fino a quando sono riuscito ad urlare basta, allora non si fermavano assolutamente, fino a quando è arrivato uno di loro che ha capito la gravità della situazione e mi ha fatto portare via da altri due. Nel percorso tra il punto dove mi hanno catturato, diciamo così, al gabbiotto dove loro avevano i candelotti di gas CS, era un deposito, e dove avevano anche delle barrelline, durante il percorso io ho incontrato militari in divisa mimetica col passamontagna che mi hanno sputato, preso a calcio insieme a poliziotti, carabinieri e finanzieri, fino a quando non ho raggiunto la barrella, quindi ho fatto almeno 150 metri nelle condizioni in cui mi avete visto anche magari sulle foto, sugli altri giornali. E appunto preso continuamente a calci, pugni in faccia e... Cioè nonostante fossi in barella? No, sono in barella, ma l'hanno messo dopo. Nel percorso tra il punto della cattura e la barella c'era questa sorta di due file di forze dell'ordine miste, quindi esercito, carabinieri, polizia e finanza, che mi hanno dato calci ai testicoli, pugni in faccia, mi hanno ripetutamente sputato in faccia, fino poi a farmi stendere su questa barella. In quel momento è arrivato un medico loro che ha capito la gravità della situazione e quindi teneva lontani gli altri poliziotti, gli altri carabinieri, cercava di tenermi lì lontani, fino al momento in cui il medico si gira e mi arriva non un manganello ma un tubo. Io l'ho riconosciuto come un tubo da un pollice, ne capisco qualcosa, di ferro zincato, che sono quelli per fare gli impianti del gas o dell'acqua sul naso. Io ero già disteso sanguinante sulla barella, continuavo a ripetermi che mi avrebbero ammazzato, che non mi avrebbero assolutamente portato al pronto soccorso. Quindi il naso te l'hanno rotto con questo tubo? Sì. E poi continuavo a darmi calci anche da sotto alla barella. Il primo che arrivava gassato anche dai loro stessi lacrimogeni, cioè loro si lamentavano di questa cosa qua, tiriamo ma siamo contro vento, quindi stavano male, arrivavano e mi sputavano addosso, fino alla cosa più umiliante, che è stato un bicchiere di urina che mi hanno buttato sul petto. In quel momento sono arrivati due agenti della Digos che hanno detto basta, non toccatelo più, perché ci sono le telecamere. Testuali parole, testuali frasi. E niente, per tre ore, poi mi ricordo bene che c'era un dirigente che saprei riconoscere a volo, che diceva, mi diceva che era una merda, che non meritavo di stare su quella barella, che lì ci dovevano essere i suoi colleghi,
e quindi mi ha fatto prendere da altri quattro poliziotti in divisa e mi hanno spostato al sole. Mi hanno fatto stare 3 ore al sole in quelle condizioni, e continuandomi a dire che dovevo morire, che non meritavo di vivere, che mi era piaciuto attirare le pietre fino a quel momento e adesso lo dovevo pagare, e che non, appunto, che non mi avrebbero portato in pronto soccorso, ma che sarei andato direttamente in questura e che lì mi avrebbero dato il resto. Sono arrivate 4 ambulanze e io sentivo le ambulanze arrivare, ma chiedevo di portarmi via e mi dicevano no, sono andate via. Fino a quando ho visto un ragazzo, ricordo anche il nome, Davide, lo saluto e lo ringrazio, che si è accorto di me, perché io ero coperto comunque da un plotone di carabinieri e polizia, perché dall'altro lato c'erano le telecamere. Si è accorto di me e ha detto ma lui sta malissimo, e è venuto a medicarmi e mi ha detto adesso ti porto via. Ma questo era un militare? Cioè... No, era uno della Croce Rossa, penso, un ragazzo della Croce Rossa. Mi hanno caricato sull'ambulanza, mi hanno portato, nel frattempo io quando ero allungato vedevo altra gente che veniva pestata e anche portata dentro questo gabbiotto, questo casotto dove avevano questi gas lacrimogeni. E ho riconosciuto in particolare un ragazzo che poi ho scoperto anche lui essere di Padova ed è stato arrestato, so che è stato di arresto ed era veramente messo male, quindi non, forse non come me, ma era abbastanza massacrato anche lui, in questo momento dovrebbe essere in carcere, questo mi preoccupa abbastanza. Un altro, siamo molto preoccupati, questo ragazzo si chiama Gianluca Ferrari, siamo molto preoccupati. Quale ragazzo? Questo ragazzo che stava contando Fabiano. Okay. Siamo molto preoccupati, ho visto le condizioni di Fabiano in questo momento, le condizioni di questo ragazzo ancora non è stato possibile, gli avvocati non lo hanno visto, è in carcere e naturalmente non c'è nessuna fiducia degli operatori delle forze dell'ordine dopo quello che è successo. Dunque sollecitiamo perché venga assunto permesso che possa avere una visita da parte dei suoi avvocati. Come si chiama, detto? Gianluca Ferrari. E invece tu ti chiami, scusami? Fabiano Di Berardino. Fabiano Di Berardino, scusami. Dici separato? Dici. Berardino. Sì, separato. Sei di... Io sono militante da ormai 8 anni del Centro Sociale TPO di Bologna, ci siamo organizzati per aderire all'appello che avevamo fatto in OTAV. Senti, ma qualcuno dice che però una parte di queste persone sono arrivate molto organizzate, voi invece eravate lì semplicemente per un'azione dimostrativa, tu hai detto. Guarda, l'azione era quella di avvicinarsi alle recinzioni e di riprendersi, era stato annunciato, c'era un appello, di riprendersi la libera Repubblica della Maddalena, così come era stata definita. E non è stato assolutamente permesso avvicinarsi alle reti. C'è stato subito un fitto lancio di lacrimogeni ad altezza uomo e fanno male, so che il ragazzo adesso ha un ematoma, ha un'emorragia interna, una costola rotta, quindi questo vi lascio immaginare l'altro, non Gianluca ma l'altro ragazzo. Che è l'ospedale di Susa. Esattamente, tu dove eri? Io ero, guarda, non te lo so dire bene, perché non sono valsusino, quindi non so che eravamo scesi lungo un sentiero. Però non so dirti il punto preciso qual era. So che dalla recinzione alla zona dove c'era la polizia c'erano soltanto 150 metri. Eri nei boschi.